Buonasera Londra, oggi in questo video andiamo a vedere quelli che sono i quattro pilastri dell'ipertrofia, almeno secondo la scienza, partendo dal presupposto che l'ipertrofia non è che si allena direttamente, non c'è l'allenamento per l'ipertrofia, c'è l'allenamento per migliorare alcuni parametri che hanno una risposta ipertrofica sulle cellule muscolari. Quindi andremo a vedere quelli che sono i fattori che inducono ipertrofia e come aumentarli attraverso la legge fisiologica del sovraccarico progressivo, che non per forza riguarda il carico, e poi lo vedremo. E quindi, se uno ha in mente bene quelli che sono questi quattro punti, sa, a seconda della sua genetica, quello che deve fare per ottenere la massima ipertrofia. Scopriamolo! Prima di iniziare questo video volevo ricordarvi che quest'anno saremo anche noi alla fiera di Rimini Wellness. Avremo uno stand di più di 300 metri quadri in cui avremo campioni di natural bodybuilding, di street lifting, calisthenics e di powerlifting. Se vi interessa l'allenamento e l'ipertrofia, venite a vedere questi ragazzi, venite a vedere come si allenano, tutto quello che c'è dietro, e vi renderete conto che in ambito natural i ragazzi del powerlifting e del calisthenics hanno delle masse muscolari che veramente... Venite a vederlo voi di persona, perché un conto è il doping, un altro conto è allenarsi con senso e vedere che chi anche non ricerca l'ipertrofia ha molta più massa muscolare di chi si allena senza senso con lo scopo di diventare più grosso. Quindi veramente c'è un sacco di cultura, c'è un sacco di gente brava, preparata, con ottimi risultati. Se passate alla fiera di Rimini, lo stand del Project Invictus, Bodybuilding Natural, Calisthenics, Powerlifting, vi aspettiamo. La risposta ipertrofica è sempre un adattamento indiretto a degli stimoli. Quindi se noi capiamo quali sono gli stimoli che inducono ipertrofia, riusciamo a capire su quelli che sono i fattori su cui dobbiamo lavorare per aumentarli nel tempo. Perché il concetto base che voi dovete avere a mente è che sì, potete fare come il ragazzino che per migliorare i piegamenti in stanza ogni volta cerca di fare di più, ma cercando sempre di fare di più senza un nesso logico, a un certo punto arrivate a uno stallo. Perché in palestra le persone che si allenano rimangono sempre uguali? Perché non hanno un percorso coerente che cerchi, nel limite del possibile, di superare i propri stalli. Il doping funziona così tanto proprio perché ti permette di oltrepassare quelli che erano i limiti che avevi raggiunto. E a me quello che dà più fastidio, tutti dicono di parlare di programmazione anche se si bombano, ma l'unica vera programmazione che ha una gradualità degli stimoli, che ha fase di scarico e di carico, chi si dopa lo fa sulle bombe. Mi spiace, ma io non vedo progressioni nelle schede di chi fa uso di doping, non vedo capire dov'è lo stallo e come superarlo. Si pensa di programmare, ma si sta programmando unicamente la parte farmacologica, perché la parte dei parametri allenanti è quella che vediamo oggi. Il primo fattore sull'ipertrofia è il carico. Ora, nel bodybuilding si dice che il carico è un mezzo e non un fine, ma anche in un set su 100 ripetizioni, quindi con carichi bassissimi, stiamo sollevando un carico. Se io aumento questo carico nel mio set da 100 ripetizioni, a parità di ripetizioni ho ottenuto più risultato. Quindi qualunque cosa voi facciate, a parità degli altri fattori, più carico c'è e più effetto ipertrofico ottenete. State facendo un'alzata laterale al cavo, quindi un esercizio che non punta al carico meccanico, ma punta su altri fattori, sulla tensione continua, sul muscolo target, eccetera, eccetera, lo stesso comunque state sollevando un carico. L'allenamento contro resistenze è appunto contro resistenze. Aumentate queste resistenze a parità di tutti gli altri fattori, soprattutto a parità di tecnica, perché se voi fate 80 kg di panca e
iniziando a compensare ne fate 90, è logico che questi 10 kg in più non si traducono in un aumento ipertrofico, perché la tensione che c'era sui vostri muscoli è stata distribuita in modo diverso, carico esterno, carico interno, eccetera, 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 e quindi non è indotto più ipertrofia. Ma a parità di tempo sotto tensione, carico sul muscolo target, eccetera, 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 più chilogrammi sollevate e più diventate grossi. La vostra scheda deve quindi tenere a mente come migliorare i carichi. È logico che un neofita ogni mese, ogni settimana aumenterà il carico, un atleta intermedio avanzato lo aumenterà ogni 2 mesi, ogni 6 mesi, comunque da anno a anno dei miglioramenti sul carico allenante ci devono essere. La fisiologia muscolare ci insegna che non possiamo puntare soltanto su un parametro, perché se noi puntiamo a migliorare soltanto una cosa, più facilmente raggiungiamo uno stallo. L'aumento del carico può essere anche indiretto e ci sono infatti tutti gli altri parametri che adesso andiamo a vedere, che se migliorati portano indirettamente nel corso del tempo anche a diventare più forti. Noi sappiamo che la tensione meccanica è data dal carico interno più il tempo sotto tensione, quindi non è importante soltanto quanto carico solleviamo, ma anche per quanto tempo. Il tutto, aumentare la capacità del muscolo di compiere il lavoro nel tempo, a parità di tutti gli altri fattori, induce più ipertrofia. Che cosa vuol dire? Che se voi fate un 3x8 con 60 kg, se questo 3 con 60 kg diventa un 3x9, un 3x10, un 3x11, avete una risposta ipertrofica maggiore. Se il carico che sollevate ha una componente meccanica prevalente che va a indurre un aumento della sintesi proteica sulle proteine contrattili, attina e miosina per intenderci, il tempo sotto tensione, oltre a migliorare la sintesi proteica, va a migliorare l'idratazione del muscolo, la componente energetica, tutte quelle componenti che sono attorno alle proteine contrattili e che permettono di nutrirle, permettono di potenziarle e quindi indirettamente di diventare anche più forti. Una classica progressione che va benissimo per principianti intermedi è darsi un range di 2 ripetizioni, quindi che ne so, faccio un 4x6, 8 ripetizioni. Inizio il mio allenamento che faccio un 4x6, cercherò nel tempo di migliorare, di farlo diventare un 4x7 per poi alla fine trasformarlo in un 4x8. Quando sono arrivato a fare 4x8, torno a fare un 4x6 ma con più carico. Come vedete, non ho lavorato direttamente sui chilogrammi che sollevo, ho lavorato sul tempo sotto tensione, ovvero sulle ripetizioni, ho aumentato le ripetizioni e a un certo punto le ho scaricate per migliorare un altro parametro. Ecco, ricordatevi sempre questo, è una coperta corta, io cerco di tirarla in una direzione, quando questa direzione non migliora più, taglio questo miglioramento a favore di un altro parametro. La programmazione sportiva è tutta qua. Cercare di migliorare in tante direzioni per poi, quando raggiungiamo uno stallo, sacrificare il parametro su cui abbiamo lavorato per migliorarne altri. Il terzo fattore, il terzo pilastro, è il volume di lavoro allenante. Un conto è fare 3x8 con 80 kg, quindi posso migliorare le ripetizioni, posso migliorare il carico, quello che posso migliorare è quante volte lo faccio. Lo faccio per 3 serie? Lo faccio per 4 serie? Faccio 15 serie allenanti sul mio gruppo muscolare? Arrivo a farne 16, 17, 18, 20? Ecco, il volume di lavoro, la capacità di ripetere una prestazione è uno dei fattori che induce ipertrofia. Nessuno si allena con una serie a settimana, parliamo di persone natural, eh? Poi se vi bombate ci sono gli studi che fanno vedere che migliorano di più le persone che si bombano senza allenarsi delle persone natural che si allenano
Questa è la realtà. Il doping è proporzionale a quanto ti inietti. Quindi più ti inietti, più diventi ipertrofico. Poi devi fare attenzione agli effetti collaterali, a non lasciarci le penne, ma è dose dipendente. Bene, il volume è dose dipendente. Più volume allenante faccio e più induco un effetto ipertrofico. Come tutte le cose, devo stare attento a non estremizzare. Se io faccio, ma alleno solo con massimali, faccio un tonnellaggio troppo basso, anche se sto usando il massimo del carico, sto facendo troppo poco tempo sotto tensione, non induco ipertrofia. Ricordatevi sempre che gli schemi ipertrofici, quelli classici, hanno sempre un bilanciamento fra carico e tempo sotto tensione, sempre una media, non estremizzano mai nessuno dei due fattori. Nello stesso modo non dobbiamo estremizzare il volume di lavoro, perché se io faccio troppo volume di lavoro vuol dire che sto usando o troppo poco carico o troppo poco tempo sotto tensione, troppo poco effort reale, e quindi il mio allenamento di forza è un allenamento in realtà più che di resistenza, più di capacità di lavoro che un lavoro ipertrofico. Le persone che dicono che il volume non conta, e purtroppo oggi ce n'è sempre di più, cioè nel senso, nessuno vi dice di partire come fanno la maggior parte dei campioni di bodybuilding che fanno natural, che fanno 20, 25 serie, 15 serie di volume allenante sul gruppo muscolare. Se voi ne fate 5, perché su internet si legge anche questo, già farne 6 è un miglioramento degli stimoli. Ci deve essere, questo è un altro principio fondamentale, sempre una gradualità nell'allenamento. Non è che voi fate 5 serie dovete passare a 15, perché il vostro corpo non è abituato, è sempre una gradualità. Non è che voi fate 80 kg ne fate 90, fate 80 kg 82 e mezzo, 82. Nello stesso modo fate 10 serie, già una serie in più è un aumento del 10% del vostro volume allenante. 10% è un aumento importante. Quindi anche qui cercate di capire il concetto e cercate di capire che la gradualità è il segreto dell'adattamento. Il nostro corpo ha sempre un mix di miglioramento graduale, di varietà, perché anche la varietà permette che non ci sia un adattamento. Il nostro corpo risponde a stimoli costanti con adattamenti decrescenti. Se io faccio sempre la stessa cosa, miglioro, stallo, perché il mio corpo a quello stimolo, anche se aumentava sempre di più, non risponde più. Quindi gradualità, varietà, altro concetto da portarsi a casa. Una volta che ho capito che devo migliorare il mio carico, una volta che ho capito che devo migliorare il mio tempo sotto tensione, una volta che ho capito che devo migliorare il lavoro allenante che sto facendo, il volume, l'ultimo fattore è la densità. Nel bodybuilding viene considerato poco, in realtà per esempio nello street lifting, se andate a vedere i fisici dei ragazzi che fanno calisthenics street lifting, lavorano tantissimo sulla densità e l'effetto ipertrofico è enorme. La densità è la capacità di svolgere un certo lavoro in un certo lasso di tempo. Se io faccio, che ne so, 4x8, con un recupero di 3 minuti, riuscire a fare quel 4x8 con quel carico in un minuto e mezzo di recupero e non più 3, mi ha reso più performante e vedrete che vi ha reso anche più forte. Riuscire a fare lo stesso lavoro con meno recupero è uno degli altri fattori che si considera poco, ma che può essere un'altra strada per rompere lo stallo, migliorare la propria densità di lavoro e indirettamente migliorare anche gli altri parametri. Il rest pause è un allenamento che può migliorare la densità di quello che stiamo facendo. Tenere un tot di ripetizioni e fare un recupero solo di 10-15 secondi sono tutte altre metodiche che allenano il nostro corpo a migliorare la sua capacità lattacida, la sua capacità glicolitica, quindi va a migliorare anche proprio la densità dei nostri muscoli, che si riempiono più di glicogeno per via della supercompensazione, di acqua, e migliorano la loro capacità metabolica, uno degli altri fattori che induce ipertrofia.
Ecco, come vedete, questi sono i quattro pilastri dell'ipertrofia. Non abbiamo messo il cedimento, perché il cedimento è una di quelle cose che le persone pensano che sia la strada per migliorare. Può esserlo, ma come non esserlo? Se voi migliorate costantemente in questi quattro parametri, allenandovi sempre a cedimento, non allenandovi mai a cedimento, otterrete comunque più ipertrofia. Poi le capacità neurali rispondono poco all'allenamento a cedimento, che normalmente peggiora la capacità neurale di imprimere con una certa velocità, con una certa direzione, forza a un carico, mentre le capacità metaboliche rispondono meglio a cedimento. Che cosa vuol dire? Che generalmente può essere più conveniente non raggiungere il cedimento in grandi esercizi multiarticolari dove impariamo a diventare forti, ma conviene imparare ad allenarsi a cedimento negli altri esercizi della seconda parte della scheda per migliorare la capacità lattacita, la capacità glicolitica, che migliora soltanto se raggiungiamo un certo tipo di effort. Come vedete, cedimento sì, cedimento no, è propedeutico alla capacità che ha il pilastro che vogliamo andare ad allenare. Se io lavoro sulla densità, il quarto pilastro, non posso raggiungere subito il cedimento, ma mi devo fermare all'inizio prima per raggiungere nel corso del lavoro, per esempio il giro della morte, ve lo metto qui come slide, è un tipo di allenamento in cui si fa 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 ripetizione soltanto con 10 secondi di recupero. Se io parto subito al posto di farne una e faccio tante ripetizioni, ho già finito di fare l'esercizio. Invece vado a accumulare tantissimo acido lattico per poterlo sopportare nel tempo ed arrivare alla fine di questo giro, che sono a cedimento. Però non l'ho indotto subito per stimolare la capacità di lavoro del mio corpo con un certo grado di acidità, in modo che il mio corpo supercompensa negli allenamenti e diventa via via più performante. Insomma, abbiamo messo tantissima carne al fuoco. Io proprio per questo, se volete parlarne di persona, se volete soprattutto vederlo, vi invito al nostro stand a Rimini Wellness. Vi invito, abbiamo scritto 2 libri, 1000 pagine sulla scienza del natural bodybuilding, quindi se volete conoscere dal punto di vista scientifico, con la letteratura, con l'esperienza dei nostri campioni di natural bodybuilding, tutto quello che serve c'è in questi 2 volumi veramente gargantueschi. Se non vi interessa, vi volete però allenare con queste logiche, c'è sempre ViaAthlet, che è la nostra web app d'allenamento, che vi dà subito le chiavi in macchina, partite senza conoscere il motore, ma almeno avete la certezza di allenarvi bene. Io spero che questo video, che per me è fondamentale, vi sia stato utile. Scrivetemi nei commenti se volete che parliamo più di alimentazione, parliamo più di allenamento, un mix dei due, così vi daremo i giusti contenuti. Io vi ringrazio di essere arrivati fino a qui, noi ci vediamo col prossimo video, ma soprattutto venite a trovarci a Rimini Wellness. A presto!